Bentornati anche oggi alla rubrica I consigli della bibliotecaria. Oggi parleremo di benessere a tutto tondo e in particolar modo della gioia del riordino. Se siete come me delle persone che non amano particolarmente fare le pulizie, forse vi chiederete quale gioia possa esserci nel fare mestieri. In realtà il riordino di cui stiamo parlando è qualcosa di molto più radicale, qualcosa che non si svolge tutti i giorni, quotidianamente, ma che si fa una volta per tutte, per stabilire anche le proprie priorità nella vita. Infatti, riordinare l'esterno può servire anche a riordinare l'interno e a capire un po' quali sono le nostre aspettative, i nostri desideri e anche il tipo di persone che vogliamo essere. Questo metodo è stato brevettato appunto dalla sua creatrice, che è la giapponese Marie Kondo, con il nome di metodo KonMari. Che appunto è l'abbreviazione della sua, la contrazione del suo nome e del suo cognome. Marie Kondo i suoi libri sono stati tradotti in oltre 30 paesi, ha venduto più di 3 milioni di copie solo in Italia, e è stata eletta dal Times come una delle personalità più influenti, delle 100 personalità più influenti del 2015. Questo ha portato poi Netflix a acquisire i diritti per creare una sorta di una serie di documentari su questo metodo e quant'altro. Ma io oggi vi parlerò appunto dei libri, ce ne sono diversi nella nostra biblioteca appunto riguardanti questo metodo che diciamo. Al primo approccio può lasciare un po' scettici. Io mi sono approcciata a questo grande successo proprio in modo in realtà piuttosto scettico, ma ne sono stata conquistata e appunto ho deciso di presentarvelo. Il primo libro è quello appunto che l'ha lanciata, è quello che è la base, diciamo, del suo metodo, quello in cui espone in che cosa consiste il magico potere del riordino. Trovate poi, vi ricordo, tutti sempre i riferimenti di dove potete trovare i libri di cui vi parlo nel box in descrizione, quindi tranquilli, potete anche appunto non prendere appunti, ma semplicemente ascoltare. Il magico potere del riordino ha questa trama. La giapponese Marie Kondo ha messo a punto un metodo che garantisce l'ordine e l'organizzazione degli spazi domestici e insieme la serenità, perché nella filosofia Zen il riordino fisico è un rito che produce incommensurabili vantaggi spirituali, aumenta la fiducia in se stessi, libera la mente, solleva dall'attaccamento al passato, valorizza le cose preziose, induce a fare a meno di acquisti inutili. Rimanere nel caos significa invece voler allontanare il momento dell'introspezione e della conoscenza. E quindi quello che vi dicevo è proprio un approccio molto orientale, quello di Marie Kondo, un approccio che non vede gli oggetti come semplici oggetti, ma come uno specchio del nostro approccio alla vita. Quindi riordinare appunto assume una valenza molto più ampia e più che decidere cosa scartare, il metodo si concentra proprio invece su cosa tenere, perché ci aiuta a scegliere di tenere soltanto le cose che ci danno gioia. Quindi è inutile avere nell'armadio 50 borse se tanto poi si finisce per mettere sempre le stesse tre, perché magari una borsa non la si vuole scartare perché la si è pagata tanto, però ha un valore meramente economico, ma non ha nessun valore affettivo. Averla, conservarla, usarla non ci dà nessuna gioia. Il magico potere del riordino lo trovate nella nostra biblioteca anche sotto forma di audiolibro, quindi insomma se volete un po' farvi raccontare questo metodo invece di leggerlo, potete anche scegliere questa versione. Come dicevo appunto, determinare che cosa tenere ci aiuta ad avere maggior chiarezza e anche a prendere il distacco da quello che è stato il nostro passato e da degli oggetti o da delle situazioni, perché poi ci sono anche degli oggetti legati a un valore affettivo, regali di ex fidanzati, oggetti che si sono comprati, che ci ricordano determinate persone, situazioni, un lavoro passato ormai, che non facciamo più, eccetera. Però
prendere il distacco da questi oggetti, ringraziarli per il ruolo che hanno avuto nella nostra vita, per la gioia che ci hanno donato, per l'utilità che hanno avuto comunque al loro tempo, ma prenderle le distanze ci consente anche di prendere le distanze da una serie di persone o situazioni che ormai è giunto il momento di lasciare andare, senza traumi, ma appunto con quella visione zen e molto giapponese, appunto, che Marie Kondo ci insegna. È un metodo che in realtà aiuta davvero a accorgersi di quante cose conserviamo senza motivo. Ci aiuta a scegliere, partendo appunto in vari settori delle nostre cose che abbiamo in casa, ad accorgersi appunto di quante cose superflue accumuliamo. Io, per esempio, sono un'accumulatrice seriale, me ne sono accorta quando ho dovuto traslocare, e appunto aiuta a capire un po' come alleggerirsi da certi pesi e appunto concentrarsi invece su ciò che di buono rimane. È come se poi le cose che rimangono, l'ordine della casa, la minor quantità di vestiti presenti nell'armadio, di carte che incombono presenti sulla scrivania, riuscissero poi a dare un respiro diverso alla casa, all'ambiente lavorativo e quindi a permettere di approcciarsi poi alle cose quotidiane con più razionalità e maggior gioia. E appunto, quindi i libri di Marie Kondo non sono tanto libri di economia domestica, benché lei sia appunto ideatrice di questo metodo brevettato, diciamo che la fa essere un'esperta di riordino e lavorare appunto come consulente per il riordino. Non sono però libri di economia domestica, ma quasi libri di filosofia del benessere, tant'è appunto che nella nostra biblioteca sono inseriti nello scaffale benessere e non appunto in uno scaffale economia domestica o cura della casa, per esempio. Cioè non ci insegna qual è il detersivo più efficace quante volte bisogna spolverare. Non è appunto un riordino quotidiano quello di cui lei ci parla, ma un riordino che va molto più in profondità e che diciamo affonda le proprie radici in qualcosa di psicologico. Allora, poi vi volevo parlare appunto da questo magico potere del riordino c'è anche quest'altro libro che abbiamo sempre in biblioteca che è La magia del riordino, che è molto carino ed è a fumetti. È una storia appunto a fumetti che spiega le basi del metodo con Mari, ma che racconta anche una vicenda molto simpatica di una ragazza. Vi leggo un po' la trama. Si chiama appunto La magia del riordino, una storia d'amore illustrata. In realtà, appunto, è un manga, è un fumetto. Chiaki ha quasi 30 anni, è carina ma molto, molto disordinata. Anche la sua vita è un casino: passa da un fidanzato all'altro senza trovare l'amore. Quando il suo attraente vicino irrompe nella sua vita, Chiaki si vergogna del disordine che ha in casa e decide di chiedere aiuto proprio a Marie Kondo. Piano piano, cassetto per cassetto, metterà ordine nella sua casa e nella sua vita, e quando tutto avrà trovato il suo posto, anche l'amore avrà il suo happy ending. Questo perché? Perché Marie Kondo racconta appunto nei suoi libri di tante persone che dopo aver compiuto questo riordino hanno capito quali erano le loro priorità. Questo anche in campo lavorativo, tant'è che appunto vi parlo anche di quest'altro libro che Marie Kondo ha scritto insieme a Scott Sonenshine, che è appunto un esperto di lavoro. Poi vi spiego meglio, in cui si parla del riordinare, la magia del riordino applicata all'ambiente lavorativo. Quindi non soltanto quello pratico, appunto, cioè riordinare la scrivania in buona sostanza, ma anche sfoltire il numero dei contatti sui social, gestire le mail che magari ci irrompono in continuazione nella nostra quotidianità lavorativa, distraendoci, dandoci poi fastidio, evitare le riunioni inutili, gestire un rapporto col team, che sia proficuo e capire soprattutto qual è, davvero, la parte del nostro lavoro che ci dà gioia e quindi che vorremmo implementare, e quella invece che, non ci dà gioia. Questo
Sembra un po' un controsenso, nel senso che la maggior parte delle persone, dice Marie Kondo, si obietta, ma io lavoro perché non posso fare a meno, io lavoro perché, cioè, se mi pagano è perché comunque non è una cosa che farei per hobby, non so come dire, no? Quindi ci sono parti del lavoro che sono spiacevoli, ma vanno prese così come sono, non ci si può fare niente. Invece, lei dice a volte queste parti meno piacevoli sono delegabili, automatizzabili, sfoltibili, perché appunto faceva l'esempio appunto di delle riunioni quotidiane che però rubavano solo tempo e non portavano a niente, che una volta sfoltite o rese programmate in un altro modo o appunto gestite in un'altra maniera o delegate a qualcun altro, avevano lasciato poi nella vita lavorativa del suo cliente uno spazio per metterci qualcosa appunto invece di più gioioso, una parte di potersi dedicare appunto a una parte del suo lavoro più gioiosa. Ci sono una serie di consigli psicologici interessanti e vi leggo un po' di cosa parla. Dopo il sonno, il lavoro è l'attività a cui dedichiamo più tempo nella nostra vita. È ora di farlo diventare tempo prezioso. Dopo averci insegnato a riordinare le nostre case, Marie Kondo porta la sua magia nel mondo del lavoro, per una vita professionale vissuta con gioia e una vita privata libera dall'ansia. Riunioni inutili, troppe mail, una vita privata in cui non riusciamo mai a staccare davvero. Partendo dagli aspetti pratici della vita lavorativa, come l'organizzazione dello spazio o la gestione del tempo, la Kondo estende la sua rivoluzione alla sfera professionale. Se con il magico potere del riordino ci ha insegnato a liberarci di quello che non ci dà gioia, qui ci aiuta a portare leggerezza in ufficio, a scuola, nelle nostre attività giornaliere. Un libro speciale per raggiungere la felicità, liberando spazio e mente, e realizzare la carriera che vogliamo in perfetta armonia con la nostra anima. Con l'aiuto di uno psicologo dell'organizzazione del lavoro e attingendo dati scientifici aggiornatissimi, capaci di rivelare l'enorme quantità di tempo ed energie che sprechiamo in attività inutili e frustranti, solo apparentemente inevitabili, Marie Kondo applica il suo metodo al caos di spazi e tempi dal contesto lavorativo per produrre un cambiamento sorprendente nelle nostre vite. Io ho trovato questi libri delle letture davvero di benessere, appunto, quindi ho deciso di parlarvene perché. Appunto, non sono semplicemente dei manuali che riguardano la miglior gestione del tempo lavorativo e dell'ordine nelle nostre case, che comunque sono sempre utili, ma appunto possono aiutare a mettere a fuoco quali sono i nostri bisogni e come una volta che si è ordinato la casa si evita, diciamo, di ricomprare magari degli oggetti che già possedevamo, ma nel caos si erano andati persi. Allo stesso modo, riordinare le nostre priorità ci dà una chiara idea di dove vogliamo andare e di che cosa ci rende felici. Spero, insomma, che questo consiglio vi sia utile e vi aspetto la prossima settimana con i consigli della bibliotecaria. A presto!